terzo quarto di questa vincente partita, cambio di campo, palla al Fano. Buona penetrazione, non è fortunato il giocatore fanese alla conclusione. E invece il nostro Riccardo Morresi riesce a mettere dentro sul conseguente rovesciamento di fronte un canestro difficilissimo, veramente tanto mestiere da parte di Riccardo Morresi. Walter, abbiamo chiesto alla tifoseria avversaria se c'era qualche festa in merito qui nella zona di Fano, ma ha detto che attualmente non ci sono feste né sagre. Ai, è andata male, perché poi a fine partita sapevamo come poteva sistemare la questione. Ottimo tiro da tre, lasciato libero il numero 15. La palla non va a canestro, però dal conseguente rimbalzo è fanese e siamo costretti al fallo per evitare il canestro. Fallo che porta in lunetta il Fano. Comunque Walter, e gli amici qua del Fano, quando avranno il ritorno a Porto Potenza, sono fortunati perché c'è la sagra del Brodetto. Perfetto, così riusciranno ad apprezzare Porto Potenza anche sotto l'aspetto culinario. Sì, sicuramente faranno, no, le amichevoli pur di mangiare il brodetto. Sì, sarà. Beh, al di là del discorso del risultato, che è sicuramente importante, la partita è correttissima e l'ospitalità che abbiamo avuto da Fano è sicuramente una cosa che ci fa estremamente piacere, ed è un impegno per noi a controcambiare quando i nostri amici fanesi torneranno giù da noi. Ok, riprendiamo con la cronaca. Sì, Fano porta avanti alla palla, ottimo il raddoppio dei nostri ragazzi. Cervellini libero a canestro, riusciamo a giocare lungo molto molto bene, a trovare sempre qualcuno libero. Bellissimo. Beh, bellissimo, un tiro veramente pregevole da parte del 24, il quale avendo poco spazio ma il tempo sufficiente riesce a eseguire un tiro molto molto bello, pregevole, e sul... Ma che era da tre, Walter? Sì, era da tre, fatto molto molto bene il tiro, aveva sì e no un metro e comunque l'ha sfruttato in pieno. Comunque questi ragazzi del Fano, ci sono due o tre che da tre sono veramente forti, eh? Ma probabilmente ci sarà un lavoro dietro, perché molto spesso riescono a liberare i tiratori anche dagli angoli, e questo te lo puoi permettere se sai di avere tra i tuoi qualcuno che ha le mani buone per poter tirare. Esce di personalità il 15, il playmaker del Fano. Bravo! Bravissimo, bravissimo, il numero 25, Benedetti, bravo. Il quale ci mette tutta la sua personalità per fare un canestro di difficile esecuzione. Ora in fase di attacco. In fase di attacco commettiamo infrazione di passi, fallo però abbastanza fortuito dovuto dal fatto che è scivolato indietro il numero 12 di Baldi. Ora di nuovo spazio e di nuovo un tiro da tre da parte di Benedetti. Recuperiamo palla e subiamo fallo in attacco con Morresi che non demorde mai. Morresi mette il primo, ora vediamo che cosa succederà con il secondo. Il secondo anche va a canestro, velocissimi i nostri avversari nel tagliafuori, però
non riescono nella conseguente transizione a mettere in posizione qualcuno per poter fare un canestro facile. Ci prova da tre Benedetti, ma questa volta non va perché era adeguatamente pressato dai nostri ragazzi. Dai e vai Cervellini Morresi con l'azione che non si chiude, recuperiamo di nuovo e questa volta ottimo tiro da parte di Cervellini, anche difficile da eseguire perché eseguito cadendo all'indietro. Il playmaker avversario recuperata la palla dal canestro subito, riesce a fare tutto il campo ad entrare in area, cercare il tiro e ricevere il fallo. Canestro. Punteggio è di 56 a 30 e abbiamo giocato 4 minuti circa del terzo quarto. Ora Cervellini riesce ad entrare in area e subire il fallo, ma riesce a realizzare e quindi assisteremo al tiro aggiuntivo. Corto al rimbalzo, Fano alla meglio, velocissima la transizione del numero 24 che fa tutto bene fino al tiro. Sul conseguente rimbalzo c'è il fallo di un giocatore fanese sul nostro rimbalzista. Riprendiamo, stiamo andando avanti e in questo momento siamo noi a riuscire a far giocare sempre abbastanza agevolmente un giocatore sotto canestro e le azioni di penetrazione dei nostri scaricano sempre su un uomo che rimane più o meno libero. Recuperiamo palla, la facciamo girare e riprendiamo con Cervellini, il quale penso che farà più o meno la stessa cosa, no, questa volta cerca di concludere da solo, ma Nibaldi riesce a recuperare un difficilissimo rimbalzo e Morresi, che segue a rimorchio, mette la palla all'interno del canestro subendo fallo. Duplice cambio per quanto riguarda il Fano, probabilmente cambi dovuti dal fatto che nelle ultime due azioni due giocatori franesi sono caricati di un fallo, e tiro aggiuntivo. Il punteggio ora è di 62 a 30 a 5 minuti circa da giocare del terzo quarto. Ecco il tiratore dall'angolo, come vi dicevo prima, e questo sarà sicuramente uno schema molto collaudato da parte del Fano, solo che anche questa volta la palla non va. Ora anche il Fano fa un grosso pressing e scarico su Nibaldi, il quale nel momento del tiro subisce il fallo. Comunque possiamo dire che dovrebbero tirare sempre da tre i ragazzi del Fano, perché mi sembra che hanno un'ottima mira. Sì, in quest'ultima parte della partita sicuramente la percentuale dei tiri da tre è aumentato. Sono stati un pochino freddi, diciamo, all'inizio. Ora recuperiamo un pallone con Gianluca Sebastiani che intercetta un passaggio in profondità del Fano, però la palla finisce fuori, rimessa del Fano, buona l'idea, transizione velocissima da parte di Morresi, il quale riesce a segnare. Sì, stiamo veramente pressando molto bene, stiamo raddoppiando e costringiamo loro a scarichi sempre più difficili su cui andiamo a recuperare e a fare canestro. Ricordiamo il punteggio, Walter. Il punteggio in questo momento è di 60 a 30 e ci sono da giocare poco più di 4 minuti alla fine di questo quarto. Ora il Fano si è un pochino disunito e noi riusciamo a
recuperare palla e andare in transizione abbastanza agevolmente a fare canestro. Ora però, nonostante tutto, i ragazzi del Fano continuano a combattere. Una buona personalità, il numero 15, che si gira tutto il campo con la palla, scarica, anzi subisce fallo e arriva il cambio del numero 25 Benedetti, con l'innesto di un altro play. Oda sta giocando con due validi portatori di palla. L'azione è molto bella, è molto intelligente da parte del Fano, però non il passaggio è un attimino forzato, per cui non riescono a gestire bene la palla. Noi recuperiamo e è entrato Margheritini in questo momento. Ecco Nibaldi che va ad un piazzato, buona circolazione di palla ed ecco il solito tiratore, però questa volta non va. Adesso Morresi si ferma e ricominciamo un attimino a ragionare. Nibaldi trova lo spazio per entrare dentro, non va a canestro, recupera il rimbalzo. Momento un po' complicato della faccenda e ne esce fuori dal problema uno dei play di casa. Altro tiro da tre, altro scarico e altro tiro da tre. Contropiede velocissimo per quello che ci riguarda e però questa volta Morresi subisce fallo. Esce Cervellini ed entra Giovanni Lucci. Mettiamo un po' meno di peso in campo, ma dovremmo mettere un pochino più di manovra al gioco. In questo momento giochiamo con tre portatori di palla alla squadra nostra, vediamo che cosa ne viene fuori. È lungo il tiro di Giovanni Lucci, recupera bene, molto bene il lavoro fatto in fase di rimbalzo, l'aiuto che c'è stato tra Morresi e Nibaldi. Il punteggio è di 75-30, si sono un po' disuniti i ragazzi del Fano in questo momento. Ora c'è un fallo di Nibaldi che, per la verità, in piena trance agonistica sta dando l'anima, per cui cerca in ogni modo di non agevolare il gioco dei nostri avversari. Arriva questo fallo che viene considerato abbastanza intenzionale, per cui si va al tabellone. Il numero 14, mi pare, che tra l'altro è una buona mano, non riesce a mettere il primo ma mette il secondo. Ripartiamo, dobbiamo cercare di ragionare. Giovanni Lucci aspetta, salta un uomo, cerca qualcuno a cui scarica la palla, non trova nessuno, ci prova da solo, recupera, ora scarica. Abbiamo cominciato a verticalizzare molto nel gioco. Sì, Walter, vorrei dire una parola, dato sarà una questione professionale, ma lì ai tavoli degli arbitri la sicurezza non è mai troppa. Io, se loro accettano il consiglio di mettere la prossima volta di mettere un materasso, qualcosa, un materassino lì
perché non vorrei che qualcuno si ingiamba a finire là sopra. Sì, in effetti questo palazzetto, che tra l'altro per quello che riguarda il pubblico strutturato molto bene, è un pochino diciamo è un pochino deficitario, sì, per quello che riguarda gli spazi tra il campo e la parte esterna, le gradinate. Il tavolo tecnico è abbastanza a ridosso del fondo e le panchine, che sembrano di legno robusto e metallo, sono proprio attaccate a un paio di metri al massimo dal campo. Sì, basterebbe solamente mettere qualche materassino intorno di protezione, la sicurezza non è mai troppa. Sì, sicuramente. Poi ne parliamo noi altri proprio, tra me e te. Grande Leo, mi fa piacere che si trovino anche i nostri ragazzi con le cose legate alla bellissima conclusione dall'angolo. All'ultimo minuto, diciamo che Pedro non è stato licenziato, ma... Però lo vorremmo licenziare, penso, in una giornata come quella di oggi, perché è uno che... pur di non lavorare, ultimamente accampa un sacco di scuse. Comunque noi lo salutiamo a Pedro. Pedro, che sta lì sotto a segnare i punticini, a fare i compiti. A fare i compitini. Raddoppio. Uomo libero. Ah, peccato! Bella l'azione di Fano. Buono il passaggio. Un tantino lungo, Gianluca Sebastiani. Facciamo girare palla. Botta in faccia. Non ha fatto apposta l'avversario, si scusa, ma sono cose che capitano. Adesso glielo do un mammocione io anche qui a Marco Nibaldi. Lo posso dare un mammocione a Marco Nibaldi? Allora lo lascio qui, perché sta con me, lo lascio sull'autostrada. Sì. L'abbandono come un cane. Recuperiamo, no, non riusciamo a recuperare palla, attenzione. Bravissimi, ottima azione del Faro, ci ha fatto girare per tutta la difesa e poi riescono a trovare lo spazio libero per mettere dentro un giocatore. Termina il terzo quarto 77-36. Kunde, diciamo anche questo piccolo stacchetto pubblicitario: non abbandonate i cani sull'autostrada, ma abbandonate Cervellini e Nibaldi sull'autostrada. Va bene? Perché proprio non se ne può più. Stacco.